Intanto ringrazio te, la tua famiglia, che avete voluto invitarmi, invitare l'amministrazione e quindi in una qualche maniera la città. Non so se darò spiegazioni, perché come dire, forse questo non è il momento delle spiegazioni, questo è il momento del sostegno, della gratitudine a qualcuno che ha creduto in questa scelta che venne fatta molti anni fa, quando le cose erano un po' diverse. Poi il quadro complessivo è cambiato, ma io credo che intanto vada ringraziato Raffaele, e per lui dico tutta la sua famiglia, per la scelta che ha voluto fare indipendentemente dalla difficoltà. E questo è un applauso per te. Penso che in occasioni come queste, quando qualcuno da operaio poi diventa socio, ha ascoltato la storia, poi come dire, fa l'ulteriore salto e acquista le partecipazioni sociali e comincia un percorso e cammina e va avanti e poi arriva in fondo, credo, non lo so se interpreto bene, a un sogno che peraltro non è pensato solo per lui, perché penso che alla fine avrebbe potuto continuare e finire la sua carriera nel posto dove stava. Lui ha pensato al dopo e questo è un grande merito, non solo naturalmente di un bravo imprenditore, ma anche di un padre. Questo naturalmente gli va ad onore. Quindi questo è un senso di gratitudine. Ovviamente lo porto nel piccolo, è una goccia della città per un'azienda che va avanti, che cammina, che procede, che da questo punto di vista, come dire, cerca di arrivare in vetta, e oggi oggettivamente sei arrivato in vetta, è un passaggio importante, il cammino non finisce, adesso credo che insieme ai figli, a tutta la famiglia, le vette sono altre e quindi continuare la storia di questa azienda storica e la sua storia debba essere l'obiettivo successivo. Voglio dire una cosa, l'impressione, un po' perché qualcuno li conosco, Raffaele da tanto tempo, l'impressione che siano una grande squadra, che credo sia la forza più grande, il motore decisivo per andare avanti e per guardare anche con un po' di speranza al futuro. E quando si è una squadra con i dipendenti, con i figli, significa che il manico è buono, e che il manico è buono lo si vede dalla faccia, perché le persone, la prima cosa, basta guardarla negli occhi, e guardare negli occhi di Raffaele credo che ci si specchi una bontà d'animo, una determinazione e la voglia di andare avanti. Lui è stato troppo, si è voluto leggere cose, ma se uno gli dicesse di raccontare spontaneamente sarebbe ancora più bravo, perché naturalmente te lo meriti. Credo un'altra cosa e poi chiudo per non essere troppo lungo. Non è un caso che ci siano tante persone, Raffaele. No. Non è un caso. E evidentemente ti sei conquistato la fiducia delle persone, l'affetto delle persone e anche la stima per il lavoro che fai. Quindi da parte del sindaco, questo povero sindaco, ti faccio in bocca al lupo e che le vette siano, continuino ad essere conquistate da te, magari insieme ai figli, anche al piccolo che ci hai voluto presentare. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie di cuore. Tanta l'emozione di Gasparrini Raffaele, senior di questa officina, che lascia in eredità tra virgolette ai genitori, ma ai figli, ma che gli starà vicino. Un bella inaugurazione, tanta gente è venuta qui gremita ad assistere a questa bella festa che speriamo porterà tanto frutto alla sua famiglia e al territorio maceratese. Vi ringrazio veramente, sto contento di più, molto di più, però sto contento veramente. Darà tanta disponibilità anche ai suoi figli, augurandogli tanto successo come quello che è successo nella sua vita. Penso proprio di sì. Grazie. Grazie, grazie a voi. Uno degli eredi di questa bella attività, Riccardo Gasparrini, ha tanta l'emozione anche del padre, e a voi sta a mantenere il timone di questa bella azienda che si inaugura oggi e che porterà tanto frutto al territorio maceratese. Speriamo di sì.
e ci siamo trasferiti da Macerata, col terremoto siamo dovuti fuggire via e abbiamo iniziato questa nuova avventura qua giù, speriamo che il lavoro ci dia una mano, in senso che comunque sia, le spese sono molte, però siamo molto fiduciosi, crediamo in noi stessi, siamo una bella squadra, abbiamo dei buoni collaboratori e speriamo bene. La folla è gremita, l'officina è piena, quindi vuol dire che c'è tanta gente che vi sta vicino e soprattutto vuol dire segnali positivi. Sì, ho visto che molti amici ci sono venuti a trovare e sono molto felice di questo. Non poteva mancare Rossano Gasparrini, si ricomincia e questa nuova inaugurazione, Elettrodile Maceratese, dopo il sisma si riparte alla grande, segnali positivi visto tanta gente che è venuta qui all'inaugurazione. Sì, c'è tante persone, sono contento, adesso mangiano, bevono e ballano. Poi, ci sono già progetti futuro per ripartire? Sì, molti progetti che poi più in là vedremo. Tanti amici vi sosterranno e tanta nuova clientela magari. Come no, sì, sicuro, sicurissimo. Inaugurazione dell'azienda Officina Gasparini, anche il sindaco Romano Carancini è intervenuto, una bella azienda che in un momento di crisi è quasi difficile aprire una nuova attività. Beh sì, Raffaele è stato bravo, ha fatto una scelta coraggiosa, continuando nel percorso di consolidamento della società e acquisendo quest'area con naturalmente questo bellissimo nuovo impianto. Elettrodiesel è un'azienda importante in città e quindi sono venuto a testimoniare la gratitudine della città. Può portare tanto frutto anche al territorio maceratese? Diciamo che è un pezzo importante. Due dipendenti che supporteranno le attività della famiglia Gasparrini, Nicola e Lucio, una bella attività e soprattutto fieri di ricominciare in una zona nuova e come una nuova attività dopo il sisma. Molto fieri anche di essere con l'Elettrodiesel perché è una ditta che ci lavora molto bene, perciò siamo fieri e contenti di tutto. Si riparte con l'Elettrodiesel, una bella attività, si può ricominciare, soprattutto segnali positivi con tanta gente gremita qui. E che devo dire? Felice di far parte della famiglia Gasparrini? Felicissimo. È un onore lavorare qui all'Elettrodiesel, qui alla nuova sede. Un altro dipendente dell'azienda Elettrodiesel Maceratese, Stefano Accrescimbeni, si ricomincia da capo dopo gli accadimenti del 2016 del sisma, una bella azienda che riparte, possiamo dire, quasi da zero, tanti clienti e tanta gente è venuta qui, amici, all'inaugurazione. Contento soprattutto di ripartire? Sì, contentissimo, cerchiamo di fare il nostro meglio e accontentare tutti i clienti. E rispondere alle telefonate anche di domenica. Non poteva mancare la moglie di Raffaele Gasparrini, Maria Rita, e tanto benessere ai suoi figli, le auguriamo una bella attività, un'officina che riparte dopo quello che è successo anche per i problemi del sisma e porterà tanto frutto magari al territorio maceratese. La ringrazio, grazie a tutti per la vostra presenza, buonasera. Cosa augura ai suoi figli e soprattutto è contento di questa nuova attività, diciamo ex nuova? Eh sì, sono contenti anche perché ci vuole parecchio impegno e la cosa non è facile, però sono disposti a lavorare. Ci sono già tanti clienti che magari ritireranno da suo marito dall'attività precedente, magari ce la potranno fare e soprattutto si ripartirà di nuovo.